perché se n'è andata? Non ha superato l'esame, aveva paura di dirlo a Federico, per questo. Si può sapere dove è andata? Salta, solo dalla madre no, può essere andata. No, Salta no, se poco fa l'abbiamo vista scendere le scale. No, non deve essere molto lontana. Allora sbrighiamoci, no. Andiamo al capolinea degli autobus. Sì, sugli autobus. Aspetta, Flor. Che c'è? Vieni qui. Quando torni, voglio che tutto questo caos vada fuori di casa. È chiaro? Va bene, sì. Altrimenti sì. Mi arrabbio su. Lui farà in modo che le galline restino al loro posto. No, le galline, no, tutti quanti. Voglio tutti quanti fuori da questa casa. Smettila di dare ordini e accompagnami a capolinea. E voi drizzate le antenne nel caso Roberta mandasse un segnale. Andiamo? Smettila di controllarmi. Come te lo devo dire? Spiegami. Sì, va bene. È che sei uscita come una matta. Beh, smettila, Franco. Io... Che cosa vuoi sapere? Dimmelo, perché non sei diretto e mi domandi quello che mi vuoi domandare? So che nascondi qualcosa, Amelie. Sì. Nascondo delle cose. Nascondo milioni di cose. E allora? Smettila, Franco. Devi finirla di occuparti di quello che faccio, che non faccio, no, dove vado. Mi importa, perché per me... Sì? Vuoi rispondere? Sì. Ah. Cosa vuoi, Mattias? Come Roberta è andata via? Dove è andata? Forse va a Salta, non so. Flora e Federico sono andati a cercarla al terminal per fermarla prima che salga sull'autobus. Beh, io vado alla stazione nel caso prendesse un treno. Se hai novità, chiamami, per favore. Ciao. Che è successo? Non so, è scappata Roberta, non so. Vieni. Andiamo. Che momento, hanno trasformato la mia casa in una fiera di borgata. Senti, Delfina, perché ci tratti così? È stata un'emergenza. Ora prendiamo tutto e ce ne andiamo. Ora è tardi, subito! E che sto dicendo? Ce ne andiamo ora! E se non sapete dove andare, mettetevi sotto un ponte! Questo non è un manicomio! Oh, sapere qualcosa di piccola Roberta? No, ancora no, anche Franco la sta cercando. Oh, my God, che non succeda niente, per favore! Come io non accorgere che piccola scappata? No, come puoi accorgertene? Sei sempre la testa da un'altra parte invece di averla dove la dovresti avere! Avere ragione, Fräulein Delfina. Mentre piccola scappare di qui, anch'io pensavo di scappare per sempre da questa casa. Che? Adesso anche tu te ne vai? Perché a Greta non avere scuse? Tutti quelli a cui voglio bene se ne vanno. Allora a questo punto mandatemi in collegio, no? No, in piccolo, no, per favore, ascoltare Greta. Ah, io mi sentirei male avere pressione a meno zero. Che hai, Greta? No. Portami qualcosa di forte, Delfina, per favore. Figurati se io mi posso occupare della domestica. Te lo chiedo, per favore. Ti hanno cacciato a pedate dal lavoro. Sì, è tutto grazie allo scandalo che hai fatto. Ma, gran vigliacco, questo ti succede perché non hai avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia, che non mi ami più, per esempio. Per questo sono venuto. Ma non posso. Ti amo più che mai. E mi stressa il fatto di dover mentire continuamente. Io non sono una cattiva persona, lo sai. Sono semplicemente un uomo sposato che si è innamorato della donna sbagliata nel momento sbagliato. Quindi... Non odiarmi, manine d'angelo. Ricordami come una cosa bella che non ha potuto essere. Ciao. Beba, non ci posso credere, hai visto? Ti ha chiuso la bocca. Mi ha emozionato, ti giuro. Io sono una persona cattiva. Se lo lascio andare così e basta, io non posso. Io devo fare qualcosa per lui. Violetta, che c'è, amore? Mi aiuti? Sì, quello che vuoi. Gli vogliamo offrire un lavoretto qua. Che? Sì. Eccola! Ehi, Roberta, vieni! Me ne voglio andare, Franco, lasciami andare! Aspetta, calmati, aspetta! Che cosa è successo? Stai bene? Niente, che ho paura che Federico mi sgridi perché mi hanno bocciato all'esame. Oh no, ma Federico non vuole sgridarti. Non ti farà niente, io ti prometto che non ti farà niente, va bene? Stai tranquilla. Il fatto è che mi vergogno tanto per quello che è successo. Perché ti è andato male?
Ma non ti puoi vergognare per questo. A chiunque può capitare. Andare male ad un esame non è la fine del mondo, amore. E comunque apprezziamo il tuo sforzo. Lo sai questo, no? E tutti ti vogliamo molto bene. E vogliamo anche che tu stia bene. Torniamo a casa, eh? Ti va? Andiamo. Andiamo. Se Robertina non tornare, io non poter andare. Tu sapere cosa significare per me, bambini. Ha chiamato Franco e dice che hanno trovato Roberto e stanno tornando. Oh, my God, per fortuna, grazie a Dio. Cambiare faccia, piccolo, ora finire tutto. Non è finito niente. Federico si sposerà la strega e si dimenticherà di noi. Flor se ne andrà con quell'aria, alle ore te ne vai anche tu. Thomas, non devi dire così. È per colpa tua, segreta, va via. Piccola, non devi farti prendere dai sensi di colpa. Per una volta, pensa alla tua felicità. Stai meglio, Greta? Yeah, molto meglio. Allora preparaci due tè belli forti. Se lo prepara da sola. Io starò con un piede in questa casa e altro piede in Europa. Presto farà compagnia al piccolo Cardo. Che vuoi dire, Delfina? Che Federico caccerà la bastardina? Ma certamente, mammina. Con tutto quello che è successo con l'acqua, Robertina che le è scappata, ha i minuti contati in questa casa. Salve, famiglia! No! Che ci fai qua? Ho un problemino con il microfono che mi sta facendo. È una stupidaggine. Penso un'interferenza tipo... Quindi Lorenzo, lo sistemo e me ne vado. Lorenzo, ti prego, sparisci subito da questa casa. Ma perché tanta fretta? Se entra qualcuno dice che sono l'idraulico. Come va, sono l'idraulico? Tutto qua, risotto. Che pena la storia della piccola, che peccato, dov'è andata? Perché non se ne vai? Che ti importa dove è andata quella bambina? Se assalta con la mamma o con chi le pare? Salta, assalta, che bello il paesello. Assalta la bella al paesello. Mi ricorda il viaggio che ho fatto con Delfina al confine con la Bolivia. Che bello, non le ha raccontato sua figlia del viaggio? No, non ho nemmeno molta voglia di parlare di quell'argomento in questo momento. Cosa è successo in quel viaggio, raccontalo, Delfina, raccontalo, cara? Raccontalo a tua madre, se lo faccio raccontare, signora. È stato un viaggio. Imbecille. Delfina, vieni qui e raccontami immediatamente cosa è successo in quel viaggio. Ora ti cambio posto per vedere se... Roberta! E Roberta? No, non è ancora arrivata. No! Oh, no! Allora, Federica, mi approfittare per informarla che deciso di andarmene via. Non mi sembra il momento né il luogo adatto per parlare di questo, Greta, per favore. No. Questo è stato il momento e il luogo, perché se vedere i bambini versare ancora una lacrima per me... Greta non potrebbe più andare via da questa casa. Roberta! 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 Oh, ciao. Come stai? Bene? Bene. Che cosa succede? Non avere paura, non ti succederà niente. Roberta, stai tranquilla. Nessuno ti sgriderà. Vedi che accade quando si sgridano i bambini, quando li spaventi? Fuggono perché hanno paura. Io provo vergogna per quello che ho fatto e voglio andare a casa mia prima che mi cacci. No, aspetta, non ti devi vergognare di niente, aspetta, shh, tranquilla, nessuno ti sta cacciando, per favore. Se tu vuoi andare a Salta a trovare tua madre, lo capisco, tutti lo capiamo, però voglio che tu sappia che nessuno vuole cacciarti da questa casa. Bene, Federico, senti, Roberta ha bisogno di stare tranquilla, ha bisogno di stare un po' in pace, eh? Sì? Ma vuoi rimanere, no? Sì, rimani. Sì, bene, vieni, andiamo a sistemare le tue cose. No, niente, adesso che Roberta è tornata, ce ne andiamo tutti nello studio a parlare. No, ma perché? Tutti nello studio a parlare. Quello che avete fatto in cucina non si può perdonare. Ora sappiate che per colpa vostra Greta se ne vuole andare, è chiaro questo? Non avete rispetto per un'anziana immigrante invalida e un ragazzotto sempliciotto. Incredibile, Nicholas, tu che eri l'unico fratello grande, non potevi controllare un po' la cosa? Ma che controlli? È solo un imbranato. In quanto a te, Malala, la prossima volta che vuoi fare cambiamenti in questa casa lo comunichi a me e poi vediamo che cosa fare, è chiaro? Sì, è chiaro, va bene, come dici tu. Bene, quindi chi deve fare la sua prepotenza deve presentare il conto al cui presente Federico. Vado a chiamare gli altri così ci sgridi tutti qui, insieme. Tu rimani qui perché non ho ancora finito con te. Che altro mi vuoi dire? Siamo andati a cercare Roberta e mi ha sgridato per tutto il tragitto. Che altro ti voglio dire? Che ho una lista lunga 2 chilometri per te. Un'altra volta? Chi ho ucciso? Che crimine ho commesso contro l'umanità? Che accuse vuoi addossarmi? Insomma, sono davvero stufa. Sì, veramente te lo dica. Non solo mi sono accorto che non puoi occuparti di un portafiori, di un vaso di fiori, ma anche... Non senti, i tuoi amici mi hanno rovinato i mobili, la casa, le pareti.
No! La tua incoscienza mi costerà una fortuna, lo capisci? È una questione di soldi, è questo che stai dicendo, è una questione di soldi. Ma stai tranquillo, levali pure dalla mia paga. Ma per favore, non farmi ridere. Fammi questo favore, perché non ti basterebbe una vita per pagare quello che devi pagare. Hai ragione, perché con la miseria che mi dai non potrò mai ridarti i soldi. Comunque tranquillo, perché ti restituirò tutto. Non dimenticarti che se voglio sono milionaria. Sapete che cosa farò? Accetterò la fortuna di Saint-Jean e gli tapperò la bocca restituendo fino all'ultimo centesimo. Che te ne pare, Federico? Sei d'accordo? Piccola, amore mio, non farti problemi. Ti dice delle spese solo per provocarti. No, lo dice sul serio. Ma certo che lo dico sul serio. Federico, per favore, non essere cattivo, non trattare così Flo. Aspetta, Delfina, non sono per me tutti quei soldi. Mattia, se mi puoi aiutare con l'eredità, non la voglio per me, ma per tappare la bocca a Federico. Sì, sì, quando vuoi ci sediamo in privato e ne parliamo. Dopo, ora no. Vado a vedere come sta Roberta. Dobbiamo fermarla subito! No, bisogna ammazzarla! Ciao. Roberta, ti giuro che non capisco che cosa è successo, non so, ogni volta che penso che eri alla stazione per prendere un treno da sola mi prende un'angoscia che non ti so neanche spiegare. Perché non mi hai detto niente? Perché, se io sono capace di capire, a chiunque può capitare che vada male un esame, non sai la quantità di due che ho preso. Per questo sono esperta in prove difficili. Non capisco perché me l'hai nascosto. Perché pensi sempre ai fatti tuoi, Flor. Questo non è vero. Ho avuto un sacco di problemi ultimamente, ma ci sono sempre quando avete bisogno di me. È una bugia, Flor. Sei sempre dietro a Federico, a litigare o a sospirare come una scema. E quando hai qualche secondo vai con Ariel a fare la fidanzatina. Adesso siamo gli ultimi nella tua lista. Non esistiamo più per te. No, non dire così, Roberta. Questo non è vero. Io ti giuro che siete la cosa più importante per me. La cosa più importante. E sarete sempre i primi nella mia lista. Non mentire, Flor, non fingere più, adesso basta. Tu hai già mollato come bambinaia. E soprattutto come amica. No, 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 Roberta, ti prego, aspetta un secondo. Perdonami, scusami. Perdonami, io ho sbagliato. Ho sbagliato, non vi ho data attenzione, non mi sono resa conto. Mi siete scappati dalle mani, voi siete la cosa più importante che ho. Siete gli unici che amo, tu e i ragazzi. Non posso sopportare che tu sia arrabbiata con me. Mi perdoni. Perdonami. Vuoi giocare con me? Adesso non mi va. Roberta, vieni a giocare con noi nella playroom. Dai, andiamo. Ciao, bonbon di cioccolata. Ti si complicano le cose. Cosicché la tua sorella New Age sta reclamando l'eredità. Ma non mi cercare più, ed è meglio che tu tolga subito tutti i microfoni da questa casa. Aia! Senti, ipirognoso, se Delfina è stufa, immagina come devo stare io. E se io mi arrabbio, non lo sai come divento. E se mia suocera mi crea dei problemini, boom, esplode. Lei sa benissimo che non mi può sfidare. Per favore, bifolco, tu credi che per un pettegolezzo senza fondamento riesci a tenere sotto scacco Mala, la Torre, Soviedo, Vedova, Saint-Jean? No, 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 i pettegolezzi non sono degni di me, ma Lala Torres di bla 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 bla. Delfina le ha raccontato del viaggio. E il nostro segreto? Che segreto? Non ci posso credere, non posso parlare, ma sono tentato, sono tentato. La domandi a lei. Oh. Delfina cara. Sì? Che cosa è successo in quel viaggio con Lorenzo? Di quale segreto mi sta parlando? Me lo devi dire adesso. Ora subito! Provami la scarpetta, bambino, che sono Cenerentola. È che, veramente,
Non so, io non so che cosa devo fare. Oh, quella brutta Cenerentola non potrà mai essere una principessa, è stupida. La fai molto bene. Brava, sei stracattiva, che strega. Michele. Mamma, quando esco con la carrozza? L'incantesimo è finito, caspita, non sa niente. C'è passato il momento della carrozza. Permesso, ah, come ti sta bene questo costume. Che presenza, che fascino. È l'ora di bere il latte, dai. Ah, io torno subito, se ricominciate le prove avvertitemi. Per me. Approfittiamo del fatto che siamo solo noi tre, noi che siamo più amici, nonché i miei attori preferiti. Ho un'idea, facciamo finta che il latte sia il banchetto del palazzo e che siamo tutti ricchi e giochiamo tutti insieme. Io ho già finito. Forza, andiamo a prendere degli altri budini. Ce ne hanno portati solo tre. E a noi piace i truffoli. Thomas! Non provare a scappare, Delfina. Mi devi dire di quale segreto parlava quel tizio. Cosa nascondi a mamma? Niente, invenzione di Lorenzo per farci litigare. Non è affatto un'invenzione. So perfettamente quando Lorenzo dice la verità. Devo trovare... Che devo cerchi? Devo trovare quei microfoni. Oh. Qui c'è qualcosa! Che cosa vuoi che ci sia? Qui c'è qualcosa! Bocciosi del demonio! Senti, Delfina, non costringermi a staccarti la testa, eh? Malala, scusa, ti volevo dire che Florence mi ha chiesto di fare le pratiche della filiazione per riscuotere l'eredità e mi servono alcuni dati di Saint-Jean. Papi! Papino! Mio caro! Sì. Mi si spezza il cuore, veramente. Lo so, lo immagino, comunque mi sono... Si riaccende il dolore nel petto quando parlo di queste cose, amore mio. Capisco, sono solo documenti, qualche domanda e basta, una cosa breve, io capisco la situazione. In questo momento stavamo parlando di una cosa molto seria con Bene, dopo allora mi porti quei documenti, ti faccio qualche domanda e finiamo in fretta. Sì, caro, vai. La mano? Ah, sì. Grazie. Scusami. Dobbiamo inventare qualcosa urgentemente. Hai ragione, io intanto vado a... Tu non vai da nessuna parte, vieni qua. Ora dobbiamo risolvere questo. Ma dopo io e te dobbiamo parlare della questione di quell'ippi schifoso, è chiaro? Sì, mammina. Perché mi riesce tutto male? Perché la colpa di tutto è sempre la mia? Mi sembra un bene che tu lo riconosca. Non venire a darti tante arie e non ricominciare a discutere. Non voglio ascoltarti, Flora, mi hai sentito? Per favore, non chiocciare, perché per questo ci sono le galline dei genitori di Ariel. Che patetico, sì, sei un piantagrane insopportabile. Com'è andato il viaggio con mia sorella? Perché ha un aspetto divino, è talmente di buon umore e attira l'attenzione. Io non mi sento in colpa, perché mi faccio carico dei miei errori. Ti ho già errori. Detto tu che invece... ti restituirò fino all'ultimo centesimo di tutto quello che ho rotto. Al di là di questo, l'importante è che tu faccia il tuo lavoro, Florenzia. Mi sto occupando dei ragazzi. Che credi che faccia? Meditazione trascendentale? Guardami. Adesso ti occupi di questo, fallo dopo. Per esempio, dove sono? Che succede con i più piccoli? Che stanno facendo? Sono con la zia Amelie, contento? Franco e... Nico, dove sono? Sono usciti avvertendo, contento? Martin? Pazzo, per favore, voglio vederti. Le tue gelosie non hanno senso e questo dobbiamo chiarirlo, capisci? Quando vieni qui? Stai sognando, caro. Se vuoi, vieni tu. Beh, ma da qui a lì sono mille ore, pazza, mi capisci? È come da qui a lì, quindi fai come vuoi, ciao. Pronto? Ha attaccato. E adesso che faccio? Con questi il taxi non mi porta neanche all'angolo. Ah, che idea, chiamo Pedro, certo, chiamo Pedro. No, ce l'ha spento. Salve, signore, buongiorno. Sarebbe così gentile da portarmi a Güemes 321, per favore? Che vuoi, che ti porti fino in salotto? Dai, sali. Io sono una signora. Ho bisogno di intimità, ho bisogno di poter stare sola, lo capisci? Mi sento in gabbia. Avrei messo dei microfoni anche nel water, ma non te lo permetterò. Tu non mi farai diventare pazza. Smettila di parlare con i mobili e con quel disgraziato. Senti, Delfina. Siamo sole, ora possiamo parlare. Sì. Mi devi dire qual è il segreto che c'è fra te e quello schifoso. Adesso. Ancora con questa storia, insomma, che incubo. Senti, Delfina Saint-Jean, io mi arrabbio poco e lo sai, ma quando mi arrabbio tremano perfino all'inferno e io mi sto arrabbiando, piccola mia. Mami, mammina, mamma.
cosa? Noi prima dobbiamo occuparci del piccolo Cardo. Sì, questo dopo. Ma prima mi devi dire che cosa è successo fra te e Lorenzo. Che è successo in quel viaggio? Perché ti tiene in pugno? Perché ci domina? Parla! Perché ci siamo sposati! Perché in quel viaggio io e Lorenzo ci siamo sposati! Kids Invaders! Cerca X-Buddy per selezionare la sua armata con lo Stick Kids Selector! È in corso un'invasione! Controlla il braccio meccanico e scegli gli Stick Kids più forti! Solo gli Stick Kids migliori pilotano l'UFO verso nuovi mondi da stickare! Stick Kids Selector! Solo nei negozi di giocattoli! Le la la Lusti sono uccise per magia! Le la la Lusti le ami alla follia! Solo da giochi preziosi! Lulu tutte coccole è tenerissima. Senti come miagola. E quando l'accarezzi si rotola e fa le fusa. È come un gatto vero. Hai due gatti. Lulu tutte coccole, sei il mio cucciolo preferito. Hasbro. Blader, pronti per la rivoluzione? Da oggi sei tu a controllare la battaglia. Con le nuove trottole radiocomandate, cambi direzione, controlli la potenza, attacchi, scegli la tua strategia e diventa un campione. Nuove Beyblade radiocomandate. Pronti, lancio! Tutte in sella con Barbie e Tony. Chelsea ha tanta voglia di imparare. Barbie e Tony camminano insieme. Sulla sella c'è spazio per due. Tutte in sella Barbie Girl. Che divertimento a passeggio con Tony, Barbie e le sue sorelline. Ecco Winnie the Pooh Dolci Passi. Stringigli la mano per farlo camminare. Andiamo, presto. Winnie parla, corre. E quando cade, chiede aiuto per rialzarsi. Oh, rabbia. Grazie. Winnie the Pooh Dolci Passi, da Fisher Price. Sono il terrore della natura. Sono gli Snakes and Co. Giocare con loro è divertentissimo. Ma nella realtà sono pericolosissimi. Scopri chi lo è di più. Collezionarli tutti oggi è possibile. Snakes and Co. Cerca in edicola gli originali di Agostini. Dolce partita. Pasta, pasta. Preparare la pasta è facilissimo. Inserisci l'impasto nel cilindro, scegli la forma che preferisci, poche mosse e gira. È semplicissimo. La pasta scenderà in pochi istanti. Pasta lunga o pasta corta? Che buona! Con Basta Pasta, la pasta fresca la fai tu. I love dance. Sono José Pérez. Con il mio DVD vi insegnerò tutti i segreti per diventare ballerina. E con il Magic Flip fai le pirouette come una vera ballerina. Per chi ama la danza. Mamma, per favore, mamma della mia vita, aiutami, mamma, non farmi questo, non fare la matta. Mammina, guardami. Per favore, stai dove tranquilla. Sono? Stupido, sei contento? Ci manca solo che rimanga orfana di madre, allora sì che ti ammazzo, imbecille. Sposata, matrimonio, mamma. Ti sei sposata con Lorenzo, io ti ammazzo. Perché ti sei sposata? Mamma, per favore, ho bisogno di te, mi sento molto sola. Sono molto triste, nessuno mi aiuta, tutti quanti sono contro di me, tutti mi odiano, tutti vogliono prendersi la mia fortuna, tutti vogliono stare con mio marito. Di quale marito parli? Shh. Stai zitta, vieni, accuccia. Fai attenzione a quello che dici, che non si renda conto della tua debolezza. Che è successo in quel viaggio da incubo? Beh, in quel viaggio ci siamo sposati. Sì, ma dove? Dove? Al sud, al nord, ad est, ad ovest? Dove ti sei sposata? Al nord, molto al nord. Tanto al nord che era l'altopiano boliviano. Quel matrimonio non ha nessuna validità, mammina. Sei sicura di quello che mi dici? Sono sicura. Il fatto è che, insomma, la Bolivia è un altro mondo, mamma. Non hai idea. Non pensi che altrimenti quando dovevo sposarmi con Federico sarebbe saltato tutto? Ma non è successo niente.
Sicura? Sicura, sicura, ti dico. Io non ho detto niente perché Federico non si sentisse ferito nel suo orgoglio, capisci? Però... Beh, niente, non succederà niente. Tu stai tranquilla che quel matrimonio non ha validità. Tu pensi che io sarei tanto stupida di arrivare fino al punto di sposarmi se... Non succederà niente. Hai ragione. Allora perché sei stata tanto stupida da sposarti con Lorenzo? A che cosa stavi pensando, piccola? Alla stessa cosa che tu stai pensando con Bonilla. Adesso ci possiamo occupare del piccolo Cardo? Mi sono stancato di questo gruppo, non si riesce a fare niente, va tutto male. Resisti, passerà. No, non passerà, Bata, sì. Va tutto male, non difendere l'indifendibile. Qualcosa è cambiato nel gruppo, capisci, Clara? Se n'è andata, Flor non interessa, a nessuno di noi interessa. È la verità, è la verità, non andiamo né avanti né indietro, né da un lato né dall'altro, Bisogna dare tempo al gruppo, siamo in crisi, è così. Ancora tempo, è una crisi abbastanza lunga, Bata. Certo, che fate? Niente, ciao. Stiamo qui a parlare del gruppo. Dicevamo che siamo felicissimi, no? Sono stanco di parlare del gruppo. Cambiamo argomento. Amélie? Che c'entra Amélie? Che succede? Che succede con Amélie? Ti piace Amélie? No, sì, assolutamente. Ti piace, certo. Non lo che sapevo. Ti piace la zia. Franco, esci con la zia? C'è qualcosa tra te e la zia? No, Franco, dimmelo, no, per Nicolas, favore. No, senti, lui è un buono, ha un cuore grande. Le sta vicino perché è vedova. Ma puoi rispondermi? Esci con la zia? No, va bene. Va bene, non serve. La vuoi finire? Che ti prende? Non c'è niente, poi va tutto male con la zia, semplicemente, quindi... Semplicemente, dimmi se è successo qualcosa tra non te e la zia. Non è successo niente, non è accaduto nulla. Ah, molto bene. Comunque, non so, ci sono cose che non mi tornano. C'è come un mistero nella sua vita che... Questo intrigo non mi fa dormire. Ti sei innamorato, eh? Ti no, piace? No, no, ti calma, piace? Calma, non sì. È questo. Non no, è tornata a dormire, non è tornata a dormire e? A casa. E lo ha negato fino alla morte, capite? Mi hanno chiamato quelli dell'hangar, vogliono sapere se lo vuoi affittare di nuovo, se lo vendi. Insomma, che vuoi fare? Perché... No, mi ero dimenticato dell'elicottero, per favore. No, che lo vendano, io non voglio mai più salire su un elicottero, non ha senso. Perché non vai e voli? Magari il vento ti libera da quella faccia da pesce congelato, amare e triste che hai. Potresti avere fortuna. Non ridere, per favore. Perché non voli tu? In salone, cerchi di bussare alla porta. Non ti hanno insegnato a bussare? Scusami. Così va bene? O meglio smettila. Con la mano aperta? Smettila. O il pugno chiuso, come basta, vuoi. Basta, finiscila, per favore, di prendermi in giro. E tu finiscila con quel malumore contagioso. Vai e vola, sii felice. Tu dimentichi che ho giurato che non sarei mai più salito su un elicottero dopo la storia di papà. Fa male ai miei fratelli, soprattutto a Martin. Ricordi che per il tuo compleanno noi andavamo sempre a volare insieme? Sì, me lo ricordo. Oh, tra un po' è il tuo compleanno, Federico. Che peccato che noi due siamo in lite. Altrimenti ti facevo una festa di compleanno con fischietti, non trombette, pignate. Non mi interessano le feste, non mi divertono le feste, grazie. Lo so che non ti piacciono le feste. Perché non vai a volare? Allora perché non assecondi questa voglia che hai di essere libero? Domando, perché mi devi organizzare la vita? Non vedi che sto lavorando adesso? Hai ragione, non ti organizzo niente. Non cerco di farti felice o di farti stare meglio. Voglio parlare con Mattias della mia eredità perché vorrei ridarti i soldi una volta per tutte. Beh, sta tranquilla perché ho già chiesto a Malala di darmi tutti i documenti di Sant'Igiane e tutto il resto e quindi ci stiamo lavorando. Ah, eccola. Che è successo? Ha trovato i documenti? Sì. No, non ho trovato niente. Sì, ho cercato e non ho trovato assolutamente niente perché Sant'Igiane era così geloso che se li sarà portati nella tomba. Bene, continua a cercare. Mi servono per forza quei documenti per la pratica di filiazione. E a me servono assolutamente quei soldi per restituirli al signore che è qui dietro, che è un grande taccagno. Florencia, per favore. Comunque ci vuole tempo, Flor, per questo. Certo, prendi noi tre, per esempio. Ci spettano di diritto, ma non abbiamo ancora visto neanche un soldo, piccola. Eh no. Quanto ci vuole? 3-4 giorni? 5? Al massimo una settimana? No, a volte dei mesi. Sì. Anni! Mesi. No, allora non importa perché volevo i soldi per restituirli a lui. Così non mi rifaccia più le cose Federico, che rompo. Federico, caro amore mio, perdonala. È stato un incidente quello della piccola, non è vero? Un incidente, comunque sì. Dovresti iniziare le pratiche, Flor. Io... E perché? A mio padre non è mai importato di me, non mi ha mai amata. Ora voglio soltanto che mi diano i miei soldi per darli a Federico, così mi lascia in pace e basta, va bene. Basta, per favore, finiscila con questa storia, non accetterò i tuoi soldi. Ma certo, tesoro, qui nessuno sta reclamando niente, non è vero? Capitolo chiuso, me ne vado. Non ci posso credere, non ci credo. Volevo dargli i soldi e chiudergli la bocca. Sai che faccio, Federico? Se non posso ridarti i soldi, risolverò il problema dei clienti recuperati. No, per favore, fermati. No, Federico, Florencia. Non farò sbagli questa volta, quando tranquillo. Quando dici che non farai sbagli, c'è da preoccuparsi. Hai pensato a chiamare Martin? Vivo come vivo, dando vuelta sin caminos. Vivo como vivo, desafiando a mi destino. Si estás mal, como yo, ven.
por mí, que aquí estoy. Algo queda que te espera, no te vayas que algo queda. Si quieres compasión, algo queda en este abollado corazón. Ciao. Aspetta, che c'è? Che cos'hai? Non sei contenta di vedermi? Oh, sì, 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 non sai quanto. Mi lasci passare adesso? No, no, aspetta, sono appena arrivato. Tardi, Martin. Guarda che dentro c'è mamma che non vuole sentire il cognome Fritzenwalden. Beh, no, non mi importa. Finiscila con questa nevrosi, ti prego. Dobbiamo stare lontani per una proiezione di gelosia. Io non guardo nessun'altra ragazza che non sia tu. Per me, guarda chi vuoi, Martin. È finita. Se vuoi, vai con Bella, non mi secca. No, 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 no. O parliamo qui o continuiamo dentro, molto mi semplice. Mi vuoi obbligare? Sei diventato un violento, Martin? Ma... E adesso dove vado? No, cavolo, non è raggiungibile. Dove sei finito, Martin? Ah, santo cielo, se sparisce Federico mi ammazza e io muoio. Ah, Martin! Martin! Ah. Ehi, e questa faccia? Che aspettavi? Ah, ma Martin è sparito senza avvisare, sono preoccupata. Ah. Tu stai bene? Bene, molto bene. E i tuoi genitori? Ci siamo installati a casa di amici, così per qualche giorno stiamo lì. Che bello, che bello. E qui come va con... il signor Federico? Come sempre, visto che lui è antipatico, però sì. Risolverò tutto. Mi è venuta un'idea stupenda. Ah, sì? Sì, 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 sì. Bene. Per fortuna sì. Florenzia! Sì? Ah, vedo che sei occupata. Bene, allora... Ah, Federico, io ti volevo chiedere scusa per quello che è successo. Veramente non era mia intenzione. È degenerato tutto, è stato il caos. No, no, sì, non è caos. Con te. Con te è tutto a posto. Il problema è con... No, con me è tutto a posto, Federico, perché ho trovato qualcosa per risolvere l'inconveniente e andrà tutto bene. Ti ho detto che non volevo che organizzassi niente. E io ti ho detto che l'avrei fatto comunque, quindi sfoggia la tua faccia migliore stasera, perché arriveranno i messicani e li trasformerò in panda, domati, divini, buonissimi. Io non lo so perché dico le cose se alla fine lei fa sempre quello che... lasciamo perdere, lasciamo... Sarai molto contento, Federico, aspetta. Ma io pensavo che noi saremmo usciti stasera. Però non posso, perché devo stare qui per risolvere il guaio che ho combinato. Sì, ma c'è sempre Federico che si intromette tra di noi. Beh, non dire così, perché no, questo così, non è vero. No, ma così, Flor, per una cosa o per l'altra lui è sempre in mezzo. Allora, facciamo una cosa, noi usciamo insieme e lui si organizza con Delfina. Che ne dici? E... Flor, vieni con noi. Ci devi aiutare a ricostruire un puzzle. Guarda che ha mille pezzi, quindi è molto difficile. Loro dicono che sei molto bravo a fare i puzzle difficili. Beh, Flor, che facciamo? Usciamo? Non posso. Ti ho già detto che non posso perché devo aggiustare le cose tra Federico e i suoi clienti. Allora è sempre tutto più importante di noi due. No, non è più importante, ma è così. Beh, Flor, ma mi stai dicendo che... Per favore, senti, ti vedo molto presa dalle tue cose, quindi me ne vado e non ti disturbo più. Aspetta, ti saluto. Ariel. Va bene, ragazzi. Ragazzi. Ciao. Che ci fai qua? Che ci fai qua? Aia, fermo. Voglio dei soldi. Quelli che mi dai non mi bastano. Voglio una mensilità. Neanche per sogno. No, che neanche per sogno. Mi servono dei soldi. Tu guadagni più di me e io continuo a stare in quella casa come una schiava. Ne abbiamo dammi già dei parlato, soldi. Abbiamo affrontato la questione. Si suppone che tu non abbia soldi, che tu non sappia dove andare, capisci? Mi hai sentito? Sì, questo lo so e so come fare il mio lavoro. Nessuno mi vedrà con i soldi, ma io voglio i miei soldi. O me li dai o rinuncio. Certo, va bene. Come sempre. Sai qualcosa di Amélie? No, non so niente. Perché... No, niente, che lei non mi piace affatto. A me non fa né caldo né freddo. Sì, lo so, non ti fa né caldo né freddo, ma a me sì. Non so, fa la finta tonta, ma non è affatto tonta. Il problema è... Franco, non è vero? Ti piace molto e si vede, ma non puoi permetterti di innamorarti. Proprio tu me lo dici? Che sei ancora innamorato di Delfina? Se sai qualcosa di Amélie, avvertimi. Non riusciremo mai a farlo, lo capisci? Mai, non va!
Comunque ho portato Power Teens, è bello, però è per bambine. Visto che ho trovato! Cosa? Ma, Thomas, hai visto che Flora è sempre distratta? Se non è per Federico è per Ariel, ma noi siamo sempre gli ultimi. Sì, è vero, da quando conosce Ariel. Ragazzi, guardate che vi ho portato da mangiare! Sì! Sandwich! Tieni, succhi di frutta! Bene, Ramiro, sai che io ti volevo dire che dopo, più tardi, devo uscire, va bene? Dove vai? Devo fare delle commissioni, quindi voglio non questa. Ci sarò. Sì, volevo che lo sapessi. Bene, prendete un sandwich, qui avete i succhi di frutta, vi saluto, vi do un bacio. Ciao. Mi sono divertita molto a recitare con voi oggi pomeriggio, dammi un bacio. Allora, amore, ci vediamo dopo, Ciao! Tua madre è molto divertente. In gamba la tua vecchietta, Mia madre non è una vecchia. Bene. Faceva così anche Flor, era molto affettuosa. Non so che le è successo. Non ci vuole più bene. Quando è cambiata Flor? Quando ha saputo che sarebbe diventata ricchissima? Senti, Flor sarà anche distratta, ma essere ricca non la farà di certo cambiare, capito? Flor non è così, non sarà mai così, capisci? Non so, io ho sentito che volevo una parte dell'eredità del padre. Non è vero! Tu non la conosci affatto, chiudi la bocca. Ragazzi, è vero che a Florencia non è mai interessato il denaro. Certo, è quello ma che ho detto. Ma è anche vero che lei ha reclamato la sua parte di eredità. Che? Stai mentendo, Flor non è mai interessata a Non voleva neanche un centesimo di quell'eredità, sì, l'ha detto così. Chiaramente. Non voleva, ma ora la vuole. Il fatto è che sono molti soldi e la gente è tentata. Allora avevi ragione. Visto? Non ci posso credere. Beh, piccolini, tesorini belli. Anche se a lei interessano i soldi, non vuol dire che non vi vuole più bene. Ci vuole bene. Che fai tu qui? Che ti succede? Sto lavorando per il nostro futuro. Dovrai continuare a lavorare, cara. Vai a convincere quei messicani a continuare a fare affari con Federico. Così Florencia non si sente in colpa e smette di reclamare l'eredità. No, neanche morta. Visto che è successo con Franz, voleva aiutare e alla fine No. Non contraddirmi più, Delfina. E fai quello che ti dico. Greta, per favore, domani ti giuro che parliamo del tuo problema seriamente, te lo prometto. Non essere più niente di cui parlare a Federica. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Domani partirei immediatamente per l'Europa. Greta, andiamo, non mi puoi lasciare proprio adesso. Ti scongiuro, ti prego, Federica. Arriva! Avanti, venite qua, amici! Accomodatevi gentilmente qui e preparatevi ai divertimenti di questa serata bellissima! Grazie di... essere venuti. Tornate. Buonasera. Siamo tornati perché questa ragazza ci ha convinto, sa, dopo quello che è successo. E chi si ricorda adesso di quello che è successo? Siamo qui per divertirci in questa serata bellissima! E anche se siete arrivati quando c'erano le galline e la pittura fresca, ma chi se la ricorda ora? Buenas noches, amigos! Scusate. Ascoltare. Non è possibile che sei sempre in ritardo con i pagamenti. Mi devi riportare. Ciao. Vuoi sentire? Mi devi riportare. Nicholas, avanti. Mm.
Paloma, che succede? Ho bisogno di vederti. No, è impossibile. Ora sto per mangiare. Ci sentiamo domani, eh? No, per favore, non attaccare. Devo vederti con urgenza. Davvero, sto male. Ho bisogno di parlare con te. Va bene, dove sei? Fiore Malalita, che con quella faccia d'agnello sgozzato non è bella neanche un po'. No, 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 dai, toglimelo. Se provi a mettermelo ti taglio le mani. Levalo, levalo. Sì, mangia. Sì. Siediti, Mattias, che abbiamo carne arrostita da leccarsi le dita, vero? Sì, e dei tacos ripieni che... da leccarsi i baffi! Dai, avanti, 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 servitevi. Non vi piace? Non ci piacciono questi scherzi, Fritzenwalden. Stiamo organizzando un'impresa di cibi vegetariani e ci invitate a mangiare carne arrosto. Bene! Allora mangiatevi le tortille e bastandole! No, 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 senta, io ho un'idea migliore. Perché invece non mangiate il prosciutto crudo o cotto? Ne abbiamo per tutti i palati. È carne di maiale, che è peggio. Un insulto alle nostre tradizioni. O forse non sapete che siamo ebrei? Però, amici, che cosa siete? Venezuelani, messicani, ebrei, africani? Insomma, come le spagniamo? Zuppa di pollo! Zuppa di pollo! Basta! Questa è una mancanza di rispetto. Ci avete rovinato i vestiti, oltraggiato e poi ci invitate a mangiare carne. Sento una cosa, signor Berkunski. Flor, per favore. Ascolti lei, signor Fritzenwalden. Fosse anche l'ultimo socio che abbiamo sulla Terra, non faremo mai affari con lei. No, aspettate. Non ve ne andate. Un attimo ancora. Se volete vi faccio un ballo messicanissimo. Paloma, mi hai stufato. Molto bene, brutto rognoso. Io e te dobbiamo parlare. Ma in privato. Ti rendi conto che ti complichi soltanto le cose? Non è colpa mia se i tuoi clienti sono anche più confusi di te. Mangiano carne, non mangiano carne. Sono africani, venezuelani, messicani. Che sono? Le Nazioni Unite? Basta, chiudi la bocca. Occupati dei ragazzi adesso, vado, d'accordo? In questo preciso momento... Aspetta. È tornato Martin. Che cos'è stato? No, ho sentito è stato un... No, è tornato o non è tornato? Beh, esattamente. Deve essere nella stanza dei ragazzi. No. Vado. Lascia. Vado a cercarlo io. Sai che mi dà fastidio di Fede e Flo? Il fatto che litigano sempre e non si occupano mai di noi. A parte questo, dovrebbero essere sposati e mangiare pernici felici. Ti è uscito un versetto? Sì. Non è più come era prima. Fede e Flo non sono più come prima. Stupido elefante. Ecco che è successo, signore? Perché ci siamo fermati? Mi può dire perché? Come perché? Fine della corsa, ragazzo. Siamo al capolinea. No, no, non è possibile. Io vado verso il centro. Com'è fine della corsa? No, guardi dove siamo. No, no, dovevi prendere quello che andava dall'altro lato, allora. Come? Senti, fai una cosa. Sì. Vedi quel campetto? Lo attraversi, sì. Cammini per 5 isolati. 5? 5 isolati non è niente. Quando arrivi sulla strada lì, sul marciapiede di fronte, prendi quello che va dall'altra parte. Ah, va bene. Ti sei sbagliato, ragazzo. Grazie. Non ci posso credere, non ci posso credere. Ehi. No, 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 tranquilli, tranquilli. Guardate che paura che è il ragazzino. Che succede, piccioncino? Sei caduto dal nido? Pio. Che fai qui? Cos'è questo? Questo è un locale di flamenco. Balla. Beh, perché mi hai fatto venire qua? È tardi, Paloma, che vuoi?
Mi sentivo un po' male e volevo parlare con qualcuno e ho chiamato te. Mi stai prendendo in giro? Quando capirai che tra noi due non ci sarà mai niente? Ma se è per Nicolas, io ho già risolto. No, ti sbagli, non è per Nicolas, è per me. Chiariamo una volta per tutte, per favore. Per questo mi hai fatto venire. Aspetta, Franco. Che c'è ancora? Che ha detto? Che vuoi che ti dica? Che è stata con lui un attimo e che tornava qui. Non ci posso credere. Guarda, che se succede qualcosa no, a mio non fratello... Non dire così, Federico, ti prego. Come? Ma non ci pensi? È in giro da solo per la provincia. Quel piccolo non è mai uscito di casa. Ma lui è un ragazzo molto sveglio e molto intelligente. No. Non parlerà agli sconosciuti, non si farà coinvolgere dagli estranei. Flor, è un ragazzo molto intelligente. Quindi... È un ragazzo. È un ragazzo. Per favore, ricordatelo. Martin è ancora troppo piccolo, ma no... Io non ci posso credere. In fondo i ragazzi hanno ragione. Litighiamo così tanto perché non stiamo insieme e che li trascuriamo. Non me lo potrò mai perdonare questo. Neanche io, Federico. Santo cielo. Neanche io me lo posso perdonare, però... È anche molto difficile quello che sopportiamo noi. Ci vediamo continuamente, non possiamo stare insieme. Sappiamo che è impossibile, non lo so. Che possiamo fare? Sicura che non sai quello che possiamo fare? Mi fai ancora questa domanda? Non possiamo finirla di prenderci in giro su questo, per favore. Non possiamo farci una colpa di quello che ci succede. Basta ad alzare tutti questi muri tra di noi, Flora. Federico, bisogna rispettare i muri perché ce li meritiamo. Non possiamo ferire gli altri per colpa dei nostri sentimenti. Certo, e così stiamo meglio. I ragazzi stanno meglio se ci vedono separati. Flora, te lo chiedo per favore. Non nascondiamo questo amore che proviamo. È incontrollabile. Per favore, stiamo insieme una buona volta. Federico, succede qui? Niente, stavamo parlando di Martin. Flor, ho buone notizie per te. Dimmi. Ho una copia del testamento di tuo padre. Ora finalmente sapremo se ti ha lasciato qualcosa o no.